Gaiano Rubensosa la parola da Medeo Goria. Sì, è vero, Rubensosa ha segnato due gol, l'altro è di Rizzolo, ma la Lazio, malgrado il 3-0, un risultato più che rotondo e importante, ha faticato tantissimo, tant'è vero che dopo aver sbagliato moltissimo, come vedremo a inizio e primo tempo, ha segnato il primo gol su rigore soltanto al 20° del secondo tempo, quando da 6 minuti si trovava in 10 uomini per l'espulsione di Icardi. Il Licata ha giocato abbastanza bene, ha sfruttato le sue armi principali, che sono il fuorigioco, sono la freschezza e l'aggressività. E Papadopoulos ha lavorato bene, comunque è chiaro che il Licata, dopo aver perso a Brescia col Milan domenica scorsa per 2-0, ha dimostrato ancora di essere una squadra che potrà figurare piuttosto bene in Serie B e glielo auguriamo di cuore. La Lazio ha incontrato per appunto alcune difficoltà, non c'era De Zotti indisposto e Rubensosa è stato il protagonista della serata, come vedremo in queste immagini montate da Cesare Moretti. E che possono partire. Ecco le squadre che scendono in campo ed ecco questa azione che porterà al tiro muro dopo appena 2 minuti. Gran destro e palo sulla destra del portiere del Licata. L'azione prosegue, Rizzolo cade, non è neppure toccato dal difensore del Licata Consagra, ma l'arbitro Nicchi di Arezzo fallimentare da rigore che esplosa sbaglia puntando sul palo stavolta alla sinistra del portiere, il quale diventa il protagonista. Zangara infatti è provvidenziale in più occasioni. Qui era sul tiro di pin, poi su muro, su questa punizione in diagonale e poi, fra un attimo, sul corner battuto da destra da Sclosa. Nel secondo tempo la partita si incattivisce, Icardi viene espulso per un fallo di reazione su Tarantino e ricordiamo che a fine primo tempo il siciliano Miranda, colpito al capo da un oggetto lanciato dalla curva sud, ha lealmente ripreso e concluso l'incontro. Quindi al 20° il secondo rigore sancito da Nicchi. Ecco che Rizzolo si invola, c'è uno scontro con il portiere Zangara, l'arbitro dà il rigore, sinistro di Rubensosa e primo gol dell'uruguagio in questa stagione ufficiale con la maglia della Lazio al Flaminio con 15.000 spettatori. Rizzolo poi dimostra come i giovani italiani sappiano fare bene, è morbida questa situazione personale conclusa da uno splendido destro. Ecco il tabellone che osanna il suo gol. E infine il 3-0 dopo questa conclusione con uno splendido pallonetto ancora col magico sinistro di Rubensosa che va giustamente a festeggiare il suo trionfo personale. E tutto a te, Frangelli.